Buongiorno a tutti amici miei, bentornati in questo nuovo video da Marco Azzurro 1926. Sono state annunciate ufficialmente le maglie del Napoli. E oggi dobbiamo andare a parlare delle maglie del Napoli, sono state annunciate ufficialmente. Allora, io le ho già viste, ma non ho visto il video di presentazione della SSC Napoli che ha pubblicato su YouTube, che ha pubblicato anche su Instagram, mi avete detto, ma non l'ho visto. Quindi ora andiamo a vederlo, lo vado a vedere direttamente dal PC perché mi sembra giusto poterlo vedere per bene. Ve lo metterò qui tipo a schermo in modo che lo possiate vedere anche voi in tempo reale e andiamo a vedere almeno se il Napoli ha fatto un buon video di presentazione perché le maglie oramai ragazzi è ufficiale che sono quelle merde che abbiamo visto a non più di una settimana fa quando mi sfogai perché c'era quel cazzo di scrittone rosso qui sul petto che faceva veramente cagare e oggi dobbiamo andare appunto a reagire a tutto questo dal PC. Il PC mio è handicappato, quindi adesso andiamo da telefono. Ok, dai, un po' di scenografia così con il Napoli ci sta. Un po' di freestyle nei viti, nei quartieri così. Ok, anche se la maglia ancora non l'ho vista. Forse fa talmente schifo la maglia, ragazzi, che in questa presentazione forse neanche ce la fanno vedere. Capito? Cioè, il gol del Napoli proprio di quest'anno. Cioè, gente che palleggia ancora, molto freestyle. Poi, ok, ci fanno vedere la maglia così con questa grafica 3D che gira. Va bene. Ok, questo era tutto il video presentazione. Cioè, in pratica, bello che fanno vedere i Vichi di Napoli e tutto quanto e così, e poi non ci fanno vedere un giocatore che mette la maglia indossata, non ci fanno vedere un qualcosa, solo la maglia che gira con questa grafica 3D. Bah. Comunque ci sono stati fatti anche i post del Napoli, ve li metto adesso qui in sovraimpressione, niente, la maglia blu, la maglia azzurra ragazzi, come detto, è sicuramente quella che mi ha deluso di più perché deve essere quella più bella. E mi vanno a fare il patacone rosso, ma oramai lo so, lo sapete cosa penso di queste tre divise. Quest'anno fanno ufficialmente cagare, anche quest'anno che c'era l'opportunità di mettere gli sponsor senza i patacconi intorno, senza niente, gli bastava metterli bianchi perché la rete aveva la scritta, ce l'aveva bianca, bastava lasciare tutto così com'era, levare solo i quadratoni intorno, che lo saccio fare pure io con Photoshop questa cosa, e niente. Niente, rete rossa, vabbè. Ha detto De Laurentiis che secondo la società era la grafica che risultava meglio all'occhio, ma non deve risultare meglio all'occhio, porco Dio, deve essere bella, così fa cagare. Vabbè, niente, il video finisce qua, state vedendo qui anche la seconda e la terza, sicuramente la migliore fatta è stata quella della seconda maglia perché comunque si intona un po' tutto, il rosso non dà fastidio lì. La terza è proprio uno schifo senza mai visto, senza precedenti. Quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Purtroppo le maglie del Napoli anche quest'anno saranno una merda. L'anno scorso mi erano piaciute quelle là con la pantera. Quest'anno mi piacquero e quest invece nel 2021 avremo ancora una schifezza ambiente. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video, bella Marco Azzurro.